Oggi ci sarà un flash mob, cosa prevede l'iniziativa? L'iniziativa raccoglie simbolicamente un numero di addetti del settore, dalla ristorazione al turismo, al settore alberghiero, affinché appunto si possa lanciare insieme questo messaggio che proprio mira a tutelare i lavoratori che sono fortemente devastati dagli effetti della crisi. Effetti della crisi che derivano anche dal carburante del carro. Certo, assolutamente sì, perché le imprese sono provate da quello che è il caro bollette, dall'aumento del gas, con le rifluenze che questo ha sulla tenuta occupazionale. Oggi siamo qui per riaccendere i riflettori sul settore del turismo, un settore particolarmente colpito dalla crisi legata agli effetti della pandemia da Covid-19 e che adesso in quella che doveva essere un po' la fase della ripresa rischia di essere duramente colpito anche dagli effetti della guerra che purtroppo è scoppiata tra Russia e Ucraina. Noi chiediamo un intervento fattivo, concreto da parte delle istituzioni, sia regionali ma anche nazionali. Servono degli aiuti, servono delle politiche di programmazione, siamo vicini all'inizio della stagione estiva, bisogna programmare attività che consentano il rilancio. Stiamo manifestando pacificamente con questo flash mob che si tiene contemporaneamente in 5 piazze d'Italia, in 5 città che sono emblematiche dal punto di vista turistico e culturale. Palermo, con la scalinata, con la scenografia della scalinata del Teatro Massimo, si unisce alla manifestazione che si terrà a Venezia, al Ponte di Rialto, a Roma, al Colosseo, a Cagliari e a Rimini. Oggi in 5 città d'Italia i lavoratori del turismo partecipano a questa iniziativa per fare puntare i riflettori su un settore in crisi come quello del turismo, dove tantissimi lavoratori sono a rischio, sono arrivate migliaia di comunicazioni di ammortizzatori sociali e siamo molto terrorizzati perché dopo il 31 marzo non sapremo cosa succederà.